Tenete a mente questa data, 27 dicembre 1947, e tenete a mente questi nomi: Enrico De Nicola, Umberto Terracini, Alcide De Gasperi, Grassi. In quella data viene sottoscritta una delle migliori carte costituzionali al mondo, forse perfettibile, comunque per quanto mi riguarda una delle più perfette, la Costituzione della Repubblica Italiana. Leggetene attentamente gli articoli. Ogni parola, ogni virgola sono perfettamente dosate e rigorosamente collocate in un punto e modo preciso, lì a costruire un quadro che ha un suo specifico equilibrio e un suo specifico preciso fine. Ognuna di quelle parole, di quei termini, ha un suo profondo significato, carico di storia, della storia di chi sa cosa vuol dire essere liberi, perché ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire essere schiavi, che conosce il vero significato del termine democrazia, perché sa cosa vuol dire vivere senza e perché ha sognato sino a quel momento di poter vedere attuato quel magnifico sogno. Leggetela bene, leggetela però nella sua versione originale, non in quella maldestramente rimaneggiata e stravolta negli ultimi 20 anni. Vi scoprirete perfettamente attuato il principio della tripartizione dei poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario, fondamentale principio della moderna democrazia. Vi scoprirete splendidamente sancito il principio della garanzia e del diritto al lavoro, alla valorizzazione delle proprie attitudini, ad un reddito adeguato a garantire un'esistenza libera e dignitosa, il diritto al risparmio, alla proprietà privata, all'abitazione, tutti attualmente di fatto negati. Il tutto articolato su un primo fondamentale principio: la sovranità appartiene al popolo. E se è vero, come dice l'articolo 1, che il popolo la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione stessa, nella specie per il tramite dei propri rappresentanti in Parlamento, posto che la nostra è una democrazia rappresentativa, tuttavia proprio quei rappresentanti devono ricordarsi che ciò di cui essi vengono investiti dal popolo per effetto delle elezioni non è, come dire, una procura a vendere. Essi hanno mandato ad esercitare la sovranità, non a cederla. L'articolo 11 della Costituzione, infatti, consente limitazioni, non cessioni della sovranità, ed oltretutto le eventuali limitazioni sono consentite solo in condizioni di parità con gli altri Stati e solo per uno scopo, quello di garantire la pace e la giustizia tra le nazioni. Componenti essenziali della sovranità di un popolo sono la sovranità monetaria ed in materia di politica monetaria, che si traduce nella proprietà della propria moneta e nella disponibilità di tutti quegli strumenti di gestione della relativa politica, tra cui la stampa della moneta. La sovranità in materia di politica economica e fiscale, che comporta la disponibilità di tutti quegli strumenti, dalla spesa pubblica alla tassazione, attraverso il cui sapiente uso, unitamente a quello degli strumenti di politica monetaria, sono determinate le sorti di un'economia e dunque del popolo che della stessa vive. Le date cruciali sono il 1992 innanzitutto, in quell'anno viene firmato il Trattato di Maastricht, la sovranità monetaria viene ceduta alla Banca Centrale Europea, un soggetto privato con sede a Francoforte, sottratto esplicitamente in forza dei trattati dell'Unione Europea ad ogni controllo e governo democratico, anche da parte degli stessi organi dell'Unione Europea, i cui membri godono di totale immunità in tutto il territorio dell'Unione, di fatto un organo sovranazionale ed extraterritoriale. Tale cessione di sovranità non avvenne neppure in condizioni di parità con gli altri Stati. Difatti le quote della BCE sono detenute dalle banche centrali nazionali in proporzioni assolutamente impari, in quanto la quota di maggioranza, circa il 19%, è detenuta dalla banca centrale tedesca, che di fatto decide per tutti. A seguire, ma con certo distacco, la banca centrale britannica, che per giunta non ha adottato l'euro, ma che tuttavia, anche in virtù del proprio peso azionario, può decidere per noi. Segue dunque molto ravvicinata la Francia e poi l'Italia. Sempre nel 1992, corollario e completamento di questa cessione, parte la privatizzazione della stessa Banca d'Italia con la legge numero 35 del 1992, legge Carli Amato, che finisce con il diventare di proprietà di quelle stesse banche che la Banca d'Italia dovrebbe controllare e poco più in là nel 1995, con un decreto ministeriale, il numero 561, vengono secretati tutti gli atti riguardanti la politica monetaria. Sul punto giusto un cenno del Sole 24 Ore del 31-12-1995, per il resto silenzio tombale. A seguire, anno 2002, adozione dell'euro, altra follia inaudita, posto che l'epilogo era già annunciato da precedenti esempi nella storia, non ultimo quello dell'unione monetaria tra Zollverein e Austria, finito poi nella guerra austro-prussiana. Siamo nella seconda metà del 1800.
Altro punto di svolta, l'anno 2007. Dopo la clamorosa sconfitta riportata con i referendum negativi di Francia e Olanda sulla Costituzione europea, l'establishment sottoscrive il Trattato di Lisbona. In merito lo stesso Amato ebbe a dire: fu deciso che il documento fosse illeggibile. Fosse invece stato comprensibile, vi sarebbero state ragioni per sottoporlo a referendum. E come lui Giscard d'Estaing, il trattato è uguale alla Costituzione bocciata, solo il formato è differente per evitare il referendum. Più diretto invece il parlamentare europeo danese Jens Peter Bonde. I primi ministri erano pienamente consapevoli che il trattato non sarebbe mai stato approvato se fosse stato letto, capito e sottoposto a referendum. La loro intenzione era di farlo approvare senza sporcarsi le mani con i loro elettori. Un terribile inganno. Con questo trattato altri pezzi importanti e fondamentali della sovranità vengono ceduti ad organi, come la Commissione europea, extranazionali e fuori da controllo democratico sostanziale in materie essenziali, tra cui la politica economica e fiscale, ma anche i servizi, la salute e lo stesso intervento militare. Infatti, in virtù della cosiddetta clausola di solidarietà contenuta nel Trattato di Lisbona, ogni nazione europea è tenuta a partecipare ad azioni militari quando si tratti di lottare contro azioni terroristiche in qualunque altra nazione. Tuttavia, nessuno ha definito cosa si deve intendere per azioni terroristiche, e ciò con buona pace del rifiuto del ricorso alla guerra sancito dalla nostra Costituzione. Elemento ancor più sconvolgente è che attraverso una serie di rinvii il trattato porta alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale all'articolo 2, rubricato diritto alla vita, stabilisce che il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che per reprimere in modo conforme alla legge una sommossa o un'insurrezione. Anche qui nessuna definizione data dei termini sommossa e insurrezione. Chi stabilisce se una semplice protesta può considerarsi sfociata in disordini tali da potersi considerare sommossa o insurrezione e tali da poter giustificare un omicidio? Ma non è finita, perché soprattutto nell'ultimo anno e mezzo questa cessione di sovranità è stata sfacciatamente proseguita con atti che vanno dall'Europact del marzo 2011 al cosiddetto Six Pack e poi al Fiscal Compact e alla firma del trattato sull'ESM o Fondo Salva Stati, che di salvataggio degli Stati non ha proprio niente, ma che di fatto rappresenta un surrogato del Fondo Monetario Internazionale, in sostanza un usuraio istituzionalizzato, dotato di sovranazionalità ed extraterritorialità, nonché di totale immunità di coloro che vi operano, i quali non saranno controllabili né perseguibili giudizialmente, e con l'ulteriore prerogativa dell'assoluta segretezza degli atti e documenti, il che significa che questi signori potranno fare quello che gli pare con le quote che gli stati, indebitandosi ulteriormente, dovranno versare al fondo che dovrebbe salvarli dal loro indebitamento. Una vera follia, anche perché, nessuno l'ha detto, con quei soldi il Fondo Salva Stati potrà operare sul mercato, in altri termini potrà speculare e speculando potrebbe anche perderli quei soldi. In sostanza, firmando questo trattato ci hanno consegnato e se lo ratificheranno firmeranno la nostra condanna a morte. Tornando ai provvedimenti culminati nel Fiscal Compact, con essi il Parlamento è stato definitivamente svuotato di ogni significato, perché è privato sostanzialmente di ogni e qualsiasi potere in materia di politica economica e fiscale. Basti pensare che la stessa legge di bilancio, ora chiamata legge di stabilità e una volta conosciuta come legge finanziaria, prima di passare per il Parlamento deve passare il vaglio della Commissione del Consiglio, che in caso di disaccordo con le linee adottate dal nostro, si fa per dire, governo, indicano i correttivi che devono essere applicati. In sostanza, oramai, le nostre istituzioni fondamentali sono divenute solo un apparato, oltretutto piuttosto oneroso, di pura facciata. Lo dimostra la premura con cui si sono prodigati nel fare una modifica suicida della Costituzione per imporre il pareggio di bilancio non solo allo Stato, ma anche agli enti locali e territoriali, modificando gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, modifica che oltretutto non era neanche imposta, ma solo suggerita. Senza una spesa a deficit, vorrei ricordare, non esiste sanità, non esistono servizi, non esiste Stato inteso come Stato etico e come Stato sociale. Per finire, ma questa storia sembra davvero non avere una fine, vorrei ricordare che con la sottoscrizione del Trattato di Velsen nel 2007, ratificato dall'Italia nel 2010, si costituisce e riconosce l'operatività sul territorio di una forza armata, la Gendarmeria Europea, che non risponde a nessun governo, di carattere ancora una volta sovranazionale ed extraterritoriale.
i cui membri non sono intercettabili, né possono essere posti sotto inchiesa dagli organi di giustizia dei paesi ospitanti. Godono di piena e perfetta immunità, con totale inviolabilità dei locali e degli atti, e non rispondono di eventuali danni procurati, praticamente degli intoccabili, come intoccabili sono coloro che operano nella BCE, e intoccabili saranno coloro che opereranno nell'ambito del Fondo Salva Stati. Quartier Generale, Vicenza. Tutto questo progressivo e sfacciato smantellamento e stravolgimento delle garanzie e dei principi costituzionali è avvenuto senza che nulla e nessuno, neppure gli organi che costituzionalmente dovrebbero essere deputati alla garanzia della Costituzione stessa, si attivino o vengano attivati. Tutti questi atti di cessione di sovranità sono illegittimi, contra legem e anticostituzionali. In forza della Costituzione il popolo esercita la sua sovranità tramite il Parlamento, non tramite la Commissione europea o la Banca centrale europea o il Consiglio, ma attraverso il Parlamento, e al Parlamento non è data facoltà né potere di cedere la sovranità e neppure una sua parte, ma solo di esercitarla. Pertanto tutte quelle cessioni sono illegittime, sine causa, contra legem, in eccesso di potere, si potrebbe continuare. In una parola, sono nulle o addirittura inesistenti. Vorrei chiudere leggendo il brevissimo intervento dell'onorevole Gerard Batten, membro del Parlamento europeo, risalente al 12 settembre 2011, nell'augurio che la mia voce diventi tante voci e che queste tante voci diventino un grido così forte e assordante da non poter essere più ignorato, perché chi distrugge un'economia distrugge il suo popolo, e questo è un crimine contro l'umanità, perpetrato oggi con armi finanziarie, un tempo con armi meccaniche. Leggo l'intervento dell'onorevole Gerard Batten. L'Europa Unita è un lager di lusso, creato, ideato e gestito da poteri occulti che hanno come finalità il controllo sistematico e intimo della popolazione. Questo programma viene messo in opera da personaggi squalificati che, sedotti o coerciti, obbediscono a direttive superiori. Non si tratta di complottismo, ma della presa di coscienza della dura realtà. È vero che in Europa c'è da mangiare per tutti, seppur sempre meno. È anche vero che il cosiddetto standard di vita è ancora abbastanza alto. È pur vero però che viviamo in un sistema totalitario che impone dall'alto, in modo antidemocratico, i suoi dettami. Il gruppo Bilderberg è uno di questi temibili strumenti. In mano a chi? Mi sembra ovvio che i politici di turno entrino nei resort di lusso per prendere ordini e non certo per darne. E gli ordini sono di impoverire gli europei e di costringerli ad accettare, con la seduzione e la coercizione, l'avvelenamento dell'aria, delle acque e dei terreni, l'assunzione di cibo modificato o additivato e l'intrusione sistematica delle istituzioni nella sfera intima della propria persona. Dopo un periodo di seduzione, infatti, garantito dal benessere dei fondi europei elargiti in modo allegro, ha fatto seguito il disvelamento della realtà, il fallimento economico degli Stati al fine di centralizzarne le prerogative in un crescendo parossistico delirante, con la complicità del parassita per eccellenza delle economie nazionali, le banche. Muoversi sarà sempre più difficile. Il recinto virtuale che ci conterrà sarà un recinto elettronico, cartaceo e burocratico, invisibile, ma proprio per questo ancor più subdolo e inumano. Qualche voce si alza per enunciarne i misfatti, ma nessuna voce si ode di risposta, chiaro e preoccupante segno della loro indifferente tracotanza.